Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, Holliston HS440, un drone low cost, un drone economico disponibile su Amazon, che è venduto direttamente dal marchio Holliston su Amazon, che ha un suo store all'interno di Amazon e viene poi spedito invece da Amazon. Quindi abbiamo un prodotto completo di garanzia, di assistenza, tutto per quanto riguarda sia Amazon che direttamente il marchio Holliston che vende il suo prodotto all'interno di Amazon. Quindi questo acquisto ci dà molta più sicurezza sotto tanti punti di vista, sia per quanto riguarda la velocità di consegna, che ovviamente è di un giorno, e soprattutto anche per, diciamo, problemi dopo l'acquisto. Il drone vi arriva in questa piccola valigetta, molto compatta, perché comunque lui è un piccolo drone sotto i 250 grammi, infatti pesa solo 160 grammi. E in più ragazzi, questo drone mi ha stupito per una cosa. Chi mi segue su Instagram ha visto sicuramente qualche storia riguardante appunto questo dettaglio che andremo a vedere adesso, quindi vi invito a seguirmi lì, e la chicca di cui vi sto parlando è questa. Allora, il drone ragazzi è questo, e quello di cui stavamo parlando poco fa è questo dettaglio qui. Non so se dalla videocamera riuscite a vederlo, vi lascio comunque qua la fotografia di questo dettaglio. Ragazzi, lui ha la marchiatura C0 e già questo mi ha stupito, ok? Sarà vera, non sarà vera? Io ho chiesto direttamente all'azienda e loro mi hanno detto che è la marchiatura vera, quindi non lo so ragazzi, ambasciatore non porta pena, io vi riporto quello che mi hanno detto loro. E in più all'interno della confezione abbiamo anche questo, un piccolo manuale di EASA, e ragazzi anche qua vedete che abbiamo la marcatura C0 e sotto abbiamo scritto con telecamera, e questo ragazzi è di EASA. Vi faccio vedere, ci sono varie lingue, ovviamente c'è anche l'italiano, e qua dice: in qualità di piloti di droni avete la responsabilità di far volare il vostro drone di sicurezza. E poi dice: questo drone è un aeromobile e si applica il diritto aeronautico. Poi, prima del volo è obbligatorio assicurarsi che il proprietario del drone sia registrato presso la sua autorità nazionale, se non già registrato in precedenza. Quindi cosa vuol dire? Che nel nostro caso, per pilotare questo drone, perché comunque è dotato di videocamera e pesa 160 grammi, abbiamo l'obbligo di registrarsi su D-Flight. Quindi una volta registrati su D-Flight andremo ad applicare il QR code che poi D-Flight ci farà stampare. Poi abbiamo assicurarsi che il numero di registrazione sia a posto sul drone, quindi abbiamo, come vi ho detto, l'obbligo di applicare il QR code sul drone, leggere le istruzioni del fabbricante per quanto riguarda il drone. E poi nella pagina dietro abbiamo cosa fare: verificare di essere adeguatamente assicurati. Quindi una cosa che normalmente ragazzi non abbiamo quando acquistiamo i droni, no? Perché sia che sia un drone low cost come in questo caso, o un drone anche costoso, non abbiamo questo manuale di EASA che ci dà queste indicazioni, che poi sono tutte indicazioni, diciamo, quelle obbligatorie quando, diciamo, vogliamo far volare un drone che sia un drone da 249 grammi con videocamera. Eppure qua è il primo drone che mi capita di avere dentro questo, e anche di questo gli ho chiesto: ma è reale questo librettino o comunque manuale di EASA che c'è nella confezione? Loro mi hanno detto assolutamente sì, altrimenti il drone non potremmo venderlo su Amazon Italia. E ragazzi, non lo so, io vi riporto quello che mi è stato detto, quindi non ditemi no, mai, ma no, io vi riporto, come vi ho detto, ambasciatore non porta pena. Comunque, la seconda cosa che ci viene detta: controllare che non vi siano zone di interdizione al volo, quindi un'altra cosa importante, controllare su D-Flight se possiamo volare in quell'area in cui abbiamo deciso di volare, mantenere il drone a vista in ogni momento, perché come sapete con il drone non possiamo andare oltre i 250 metri di distanza, quindi anche questo viene spiegato, non viene data la distanza, ma viene detto drone a vista, e ovviamente a vista non può essere più di 250 metri, che è già 250 metri e lui è già oltre la vista, ve lo dico subito, quindi con questo non andate neanche a quella distanza. Poi mantenere una distanza di sicurezza tra il drone e le persone, gli animali e gli altri aeromobili. Poi informare immediatamente le autorità nazionali per l'aviazione se il drone è coinvolto in un incidente che ha provocato lesioni gravi o morali o che interessa un aeromobile con equipaggio. Utilizzare il drone
entro i limiti definiti dalle istruzioni del fabbricante. Quindi sono queste tutte le cose da fare. E poi abbiamo anche quelle da non fare, quindi non sorvolare assembramenti di persone, ed è vero. Poi non volare ad un'altezza superiore ai 120 metri dal suolo, ed è vero. Tutte cose del nostro regolamento di volo. Questo secondo me andrebbe messo in ogni drone venduto, assolutamente. Sembra una stupidata, però ci sono tante piccole cose che quando poi succede qualcosa tu non puoi dire eh no, ma io non lo sapevo. Lo sapevi, c'avevi questo dentro, ed è un manuale rilasciato appunto da EASA, quindi è quello che è il regolamento. Poi cosa non devi fare ancora? Non volare vicino ad aeromobili in prossimità di aeroporti, piattaforme per elicotteri o luoghi in cui sono in corso interventi in risposta a una situazione di emergenza. Non utilizzare il drone per trasportare merci pericolose, per lanciare materiale ed altro. Non modificare il drone. Sono consentiti solo gli aggiornamenti software raccomandati dal fabbricante del drone. Tutte cose necessarie da sapere se si utilizza un drone. Sembrano cose stupide, ma sono le cose base, soprattutto per chi acquista un drone su Amazon piuttosto che in uno store cinese, cioè e pensa di poter fare comunque quello che vuole. Questo, ragazzi, è tanta roba davvero. Complimenti a Olistone che ha inserito questo manuale e poi ha marchiato il drone C0, ma quello è un'altra storia. Quindi, detto tutto questo, andiamo a vedere quello che è realmente il protagonista del video, cioè lui, l'HS440, piccolo drone da 160 grammi. Allora, nella confezione trovate lui, poi troviamo due batterie che vengono date per un'autonomia di 20 minuti l'una, però ovviamente anche no, facciamo 15 minuti l'una, quindi abbiamo un 30 minuti di volo. Poi abbiamo un manuale di istruzioni in tutte le lingue, ragazzi, quindi c'è anche l'italiano, dove abbiamo tutte le spiegazioni per quanto riguarda il controller, quindi tutti i vari tasti a cosa servono. Nel controller dobbiamo inserire tre batterie AAA, non incluse in confezione. Qua abbiamo l'aggancio dello smartphone, quindi qualsiasi smartphone ci sta tranquillamente, anche se ovviamente l'utilizzo dello smartphone è un po', diciamo, superfluo, non è obbligatorio. Potete pilotare il drone tranquillamente senza, anzi vi consiglio di pilotarlo senza, perché lo smartphone dà solo peso e l'applicazione ovviamente per registrare video e foto lascia molto il tempo che trova, perché comunque lui è un drone che ovviamente ha una videocamera 1080p, però non è stabilizzata, è stabilizzata solo per questo, diciamo, ammortamento con dei gommini, ma per il resto ovviamente non è stabilizzato, quindi i video sono poco utilizzabili, un pochino meglio le foto, ma anche lì è poca roba, perché poi lui non è dotato di slot di micro SD, quindi qualsiasi cosa noi andremo a fare, cioè video o foto, viene tutto registrato solo nello smartphone. Una cosa interessante, non essere una videocamera adatta per fare video e foto per quanto riguarda appunto il discorso di stabilizzazione, questo movimento su e giù è elettronico, quindi possiamo dargli il movimento della videocamera a 90 gradi giù o 90 gradi su da questa rotellina qua dietro al controller. A livello di comparto di volo, lui è un drone con motori brushed, quindi non brushless, però in modalità sport diventa un drone divertente, in modalità, diciamo, principiante molto lento, soprattutto se c'è un po' d'aria, tipo oggi che c'è un po' di arietta, quando è controvento, se non è in modalità sport, fa veramente fatica ad andare avanti. Mentre se switchiamo in modalità sport con l'interruttore che abbiamo qua, vedete che andandolo a spostare l'andiamo a mettere in modalità sport, anche contro questa aria che c'è oggi nessun problema, perché comunque, come vi ho detto, lui è molto molto leggero, 160 grammi. È un drone da non utilizzare in casa, perché comunque non ha paraeliche, e poi oltre che non ha paraeliche, lui è dotato solo di giroscopio, quindi non ha nessun optical flow, quindi non ha nessuna telecamera che lo stabilizza con il suolo, non ha il GPS. Questo è uno dei motivi per cui non vi dovete allontanare troppo, come vi ho detto qualche minuto fa, perché comunque quando non lo vedete più non sapete più dov'è, quindi non è che schiacciate il tasto e lui torna, no, lui non ha il GPS, quindi non torna, quindi dovete sempre averlo a vista. E quindi con il suo comparto tecnico, cioè il giroscopio, l'overing non è impeccabile, ha un overing diciamo che lo rende un pochino instabile, nel senso che tende ad andare un pochino avanti, un pochino indietro, cioè bisogna sempre correggerlo, e in casa senza paraeli
mobili, che né niente, diventerebbe un pochino pericoloso per quanto riguarda magari gli oggetti, i soprammobili o lui stesso. Per fare la calibrazione del giroscopio è semplice, basta metterlo su una superficie piana. Una volta che il drone è acceso e comunica con il controller, ma quello poi lo vedremo tra poco, basterà tirare i due stick in basso verso destra, flasherà il LED che abbiamo qua, questo diciamo interruttore che è il tasto d'accensione, flasherà per qualche secondo mentre il drone lo teniamo appoggiato ovviamente su una superficie piana. Questo invece è quello che è il controller, tasto per video e foto, tasto per andare a fare la calibrazione del trim, cioè la possibilità di trimmare, cioè quando il drone magari tende troppo ad andare avanti o indietro mentre non tocchiamo niente, tenendo premuto questo tasto, tenendolo premuto però non facendo un click, tenendolo premuto e andando poi a muovere lo stick dalla parte opposta di quello che è il movimento che sta facendo il drone, diciamo da solo, andiamo a dargli una trimmata, cioè andremo a correggere e quindi lui memorizzerà quella correzione che gli abbiamo fatto e gli daremo un overing un po' più preciso, anche se qua è difficile avere un overing proprio preciso. Poi sempre questo tasto, se cliccato una volta sola, cioè così, rende il drone senza testa. Poi qua abbiamo il tasto che se andiamo a cliccare quando il drone è acceso e fermo, decollerà da solo senza che diamo noi gas. E lo stesso tasto è quello che gli permette poi di atterrare, quindi possiamo farlo atterrare noi manualmente con lo stick in basso o click e il drone atterra da solo. Poi questo altro tasto gli permette di fare due funzioni automatiche, una farà un 360 veloce su se stesso, mentre questo tasto gli fa fare diciamo due voli automatici, anche se più coreografici che altro, con un piccolo click lui ruoterà 360 in maniera abbastanza veloce, mentre se teniamo premuto a quel punto farà un'altra funzione, cioè ruoterà sempre a 360 ma spostandosi anche, cioè è tutto in maniera più lenta, quindi due funzioni ma più coreografiche che altro. Poi nella confezione, prima di provare il drone vi faccio vedere cosa c'è ancora. Abbiamo due cavi USB con presa per la ricarica delle batterie, ne abbiamo due, quindi le batterie si possono ricaricare contemporaneamente, eliche di ricambio, ne abbiamo ovviamente quattro, e il cacciavite per andare a svitare le viti per sostituire le eliche. Quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione per quanto riguarda questo Holystone HS440. Il prezzo di questo HS440 è di circa 130 euro, come vi ho detto disponibile su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione, con anche dei coupon sconto aggiuntivi se riesco ad ottenerli, perché anche già Amazon applica degli sconti lui quando andiamo ad acquistarlo, quindi comunque il prezzo è intorno ai 130 euro. Quindi detto tutto questo, mi sono un po' dilungato soprattutto per il discorso del manuale EASA, veramente interessante secondo me, è arrivato il momento di provarlo, quindi iniziamo il test di questo Holystone HS440 drone low cost. Ok, allora per prima cosa andiamo ad accendere il controller tenendo premuto il tasto centrale, dopodiché i LED stanno lampeggiando. Andiamo ad accendere il drone, premiamo il tasto sotto la pancia del drone, lo rilasciamo e aspettiamo che il drone sia pronto. A questo punto basterà tirare lo stick avanti e indietro per far associare il controller al drone, quindi stick avanti e indietro, e vedete che i LED a questo punto non lampeggiano più perché il drone adesso è associato al controller. A questo punto entreremo nelle impostazioni Wi-Fi e andremo a scegliere la rete creata dal drone, che si chiama Holystone FPV. Quindi la andiamo a scegliere e andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama Holystone FPV, disponibile sia per iOS che per Android, e iniziamo a volare con l'applicazione e il drone. Non è necessario utilizzare l'applicazione, si può volare tranquillamente solo con il controller e il drone, quindi l'applicazione è una cosa in più che non è indispensabile, anzi diciamo che è tutto tranne che indispensabile, perché come qualità video e foto ovviamente questi droni a basso costo non è che ci diano dei grandi risultati, quindi il bello di questi droni è divertirsi a volare. Però se proprio vogliamo scattare qualche foto e fare qualche video, ovviamente abbiamo bisogno di questa applicazione, perché tutto viene registrato nello smartphone, perché il drone comunque non ha una micro SD, quindi tutto quello che facciamo è direttamente nello smartphone.
Quindi a questo punto entriamo nella schermata principale del drone, vedete che il drone sta già inquadrando il landing e l'erba davanti a lui, quindi tutto è pronto per il decollo. Per decollare poi abbiamo due possibilità: o con il click qua di questo tasto di decollo automatico del drone, o l'avvio manuale andando a tirare le leve verso l'interno. E vedete che i motori ovviamente si sono accesi. Se io le vado a ritirare ancora tutte e due verso l'interno, vado a spegnere i motori. Una cosa da fare è la calibrazione del giroscopio, che è l'unico sistema di volo che ha questo drone, perché non ha GPS, non ha l'optical flow, ma ha solo il giroscopio. Il drone va messo su una superficie piana e vanno tirati i due stick in basso verso destra. A quel punto il drone farà la calibrazione del giroscopio. Si nota anche dal fatto che questo LED qua sotto, che adesso è rosso, flasherà per qualche secondo mentre il drone appunto sta facendo la calibrazione, poi ritornerà rosso fisso. Quindi, detto tutto questo, adesso possiamo anche decollare. Quindi avviamo i motori in maniera manuale. Eccolo qua. Non ha un grande overing, ve lo dico subito, quanto se ne va veramente un po' avanti, un po' indietro, niente di pericoloso, però è sempre un pochino da correggere, perché comunque, come vi ho detto, lui non ha nessun sistema né di optical flow né di GPS, è solo di giroscopio. È possibile andare a trimmare il drone, quindi andando a darci un overing un po' più preciso, però sarà sempre abbastanza limitato. E per trimmarlo, ragazzi, è semplice: basterà tenere premuto questo tasto, e mentre lo si tiene premuto lo si va a far muovere lo stick dalla parte ovviamente opposta del quello che è il movimento anomalo del drone. Però da pilotare è bello, vi posso dire che è molto piacevole, lo si sente in mano bene ed è anche abbastanza sicuro. Mantiene bene la quota, quindi non scende in maniera improvvisa, non si abbassa, e quindi dà veramente sicurezza a chi lo va ad utilizzare. Come vi ho detto, il range di questo drone è un range che va anche fino a 250-300 metri, anche 500 forse potrebbe arrivare, perché comunque usa una trasmissione wifi a 2,4 GHz, ma non avendo comunque un return to home, perché non ha un GPS, dobbiamo sempre averlo molto a vista, perché altrimenti non sappiamo nemmeno più dov'è, perché comunque lui è piccolo e senza return to home tutto diventa complicato. Come vi ho detto, lui ha anche la possibilità di inclinare la videocamera da questa piccola rotellina qua, e vedete che abbiamo la telecamera che si muove in maniera elettronica, quindi non dobbiamo spostarla noi. Si muove in maniera un pochino brusca, devo dirlo, cioè non ha molto la via di mezzo, o scende velocemente o sale velocemente, però sicuramente è una cosa molto rara in un drone di questa fascia di prezzo avere la videocamera che si muove con una rotella in maniera elettronica. Detto questo, potremmo far partire la registrazione video. In questo momento sto registrando il video, ok, lo sto registrando ovviamente nello smartphone, perché lui registra solo nello smartphone, non ha una micro SD, e la stabilizzazione, come vi ho detto, è data solo da dei piccoli ammortizzatori di gomma sulla videocamera, quindi niente di che. Ma questo, ragazzi, ve lo dico sempre, chi compra droni di questa fascia di prezzo lo fa solo per quello che è l'utilizzo di volo, non per quanto riguarda video e foto, dove sono abbastanza deludenti tutti i droni di questa fascia di prezzo. Infatti vedete che la stabilizzazione è praticamente inesistente. Proviamo invece a scattare una foto. Questa è una foto, adesso ne vado a scattare un'altra, mi avvicino un po', ne scatto una qua, ok. Però ragazzi, come vi ho detto, non sono questi i punti di forza dei droni di questa fascia di prezzo. E ritorniamo a quello che è il drone in sé. Vedete che comunque lui mantiene benissimo la quota, ed è una cosa sicuramente importante, soprattutto per un drone che non ha né optical flow né GPS, ma solo il giroscopio, mantenere bene l'altezza di quota, e devo dire che lo fa in maniera più che dignitosa. E da pilotare, ragazzi, comunque è bello, è bello. Questa è la modalità quella lenta. Abbiamo anche una modalità sport, che adesso vado a mettere, che è questa. Vedete che lui diventa più aggressivo rispetto a come l'avete visto fino adesso. Guardate come viaggia, diventa davvero divertente. È divertentissimo in modalità, se vogliamo, chiamiamola sport. Guardatelo qua, così è in sport. È molto molto divertente. Vado a rimettere in modalità lenta, che è la modalità, vedete che adesso ho tutto lo stick in su, controvento in modalità lenta,
come fa fatica, mentre se vado a spostare in modalità sport, vedete come parte e non ho toccato nient'altro che la modalità di potenza dei motori. Vedete come viaggia, soprattutto quando il vento è a favore, prende una velocità pazzesca. Allora vado a rimettere in modalità lenta. Come vi ho detto, lui ha un'autonomia dichiarata di 20 minuti a batteria. Secondo me non li abbiamo, siamo intorno ai 15, però come vi ho detto ancora nell'inizio video, abbiamo due batterie in confezione, quindi una bella mezz'ora di volo ce l'abbiamo sicuramente. Poi abbiamo delle piccole funzioni automatiche, quindi la prima funzione adesso lo faccio venire qua vicino così ve la faccio vedere. La prima funzione è questa, vedete come lui gira a 360, poi andate a toccare comunque lo stick in qualsiasi modo, andate ad interromperla. E l'altra funzione è andando a tenere premuto sempre questo tasto, lui vedete che inizia a fare un cerchio ruotando su se stesso, un pochino più lento e un pochino più ampio. Vado ad interrompere anche questa, quindi basta muovere lo stick e si va ad interrompere. Diciamo che la cosa che cambia principalmente è che nella prima funzione fa questo giro a 360 molto veloce, nella seconda lo fa in maniera più lenta spostandosi un po', che appunto sono solo funzioni coreografiche. Quindi questo è tutto quello che ha lui, questo piccolo drone. Adesso facciamo magari un bel passaggio radente qua vicino a me, guardatelo. Wow! Poi ci alziamo un po', giriamo su se stessi e via, ancora manetta. Beh, divertente, divertente ragazzi, tanta roba. Dal punto di vista del divertimento, questo Hollystone niente da dire, veramente. Quindi andiamo a rimetterlo in modalità tranquilla e lo facciamo atterrare. Ok, atterraggio perfetto. Ovviamente ragazzi, l'atterraggio è manuale, o meglio potete cliccare il piccolo tasto che abbiamo qua per fare l'atterraggio automatico, però la posizione di atterraggio dovete dargliela voi, perché comunque lui, come vi ho detto, non ha un return tuo. Quindi ragazzi, cosa dire di questo Hollystone HS440? Allora, è un drone sicuramente divertente, assolutamente divertente, è assolutamente inoffensivo per quanto riguarda il peso, perché parliamo di solo 160 grammi di drone, quindi ragazzi veramente leggero, quindi poco pericoloso. Però poi per il resto ragazzi è un drone low cost, quindi abbiamo un drone che dal punto di vista foto, video, ovviamente lascia tutto il tempo che trova, ma come vi ho detto non sono questi i tipi di drone che vanno acquistati ovviamente per avere video e foto, soprattutto di fascia di prezzo di un prodotto acquistato su Amazon. E valutiamo questo, che questo drone è acquistabile e venduto su Amazon, quindi il paragone di prezzo con altri store magari cinesi cambia, perché come sapete sugli store cinesi si trova sicuramente qualcosa a meno come prezzo, però qua si ha il vantaggio dell'acquisto su Amazon. Quindi ragazzi, questa è la mia recensione per quanto riguarda questo HS440 di Hollystone. Come vi ho detto, il prezzo è intorno ai 130 euro, poi varia in base ai coupon. Quindi questo è quello che avete se andate ad acquistarlo. Lasciate perdere tutte le funzioni nell'applicazione, come hanno questi droni, cioè controllo con le gesture o addirittura dargli un percorso con le dita, cioè tutte queste cose anche no. Non acquistate mai, ragazzi, mai droni per queste funzioni, ok? Lasciate perdere, sono tutte funzioni che vengono ovviamente pubblicizzate, ma non solo lui, tutti, acquistateli per come volano, per come sono sicuri nel volo, per le batterie che vi vengono date, quindi avere molti minuti di divertimento, tutte queste cose sì, ma non acquistateli mai per ovviamente video, foto e funzioni ovviamente incredibili come gesture o creare un percorso con le dita, quello anche no. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questo Hollystone HS440 vi è piaciuto e vi è stato utile, l'avete trovato interessante, mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, location dove vado a far volare i miei droni, spoiler dei prodotti che arriveranno poi su YouTube. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, anche di lui. Se arrivano i coupon sconto lì li trovate sicuramente, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.